Con il maestro Marco De Filippo, d'armi e di spade, è una delle materie per quanto riguarda le arti marziali datate che più ci ha appassionato. Uno stage importante è fatto qui al Budokan di Sorso con un maestro che di queste cose veramente vive e soprattutto sottolinea la bontà, visto che sono datate nel tempo e sono attualissime. Noi siamo veramente orgogliosi, io in primis come persona, come tecnico, come marzialista, di essere ospite del maestro Angelo Sanna, e sono orgoglioso anche come presidente della nostra associazione, la Compagnia della Rosa e della Spada, per aver creato questa sinergia con il maestro. E devo dire, prima di tutto, sono veramente contento di poter lavorare in un ambiente di questo tipo, perché il maestro qui ha costruito un tempio delle arti marziali. Io credo di non aver mai visto un qualcosa del genere, almeno qui in Italia, per quella che è la mia esperienza. Quindi potersi allenare, poter praticare l'antica disciplina marziale europea, nello specifico italiana, in questa sede, per me ovviamente è un punto d'orgoglio ed è anche proprio un piacere, perché le persone con cui stiamo praticando in questi due giorni sono persone preparate dal maestro, devo dire, estremamente pronte a recepire quello che è il nostro messaggio. Infatti stiamo lavorando veramente bene, stanno acquisendo rapidamente tutte le conoscenze e la pratica proprio del gesto tecnico della spada del brocchiero e della spada a due mani medievale. Quindi non posso che essere soddisfatto di come sta procedendo questa giornata. Maestro, quello che solletica, no, la curiosità di chi anche ci guarda, è ritornare indietro nel tempo e pensare che oggi, nel 2019, queste arti sono talmente affinate già da allora che, cioè, sembra quasi è più difficile probabilmente imparare quelle arti datate piuttosto che le nuove innovazioni, insomma, troppi videogames, dico io. Assolutamente, ma ciò fa parte del nostro lavoro, quindi una riscoperta, uno studio filologico delle fonti, una pratica della disciplina marziale trasmessa dagli antichi maestri. Noi ovviamente ci occupiamo nello specifico della tradizione medievale e rinascimentale, e questa è un po' anche la sfida di tutto il nostro settore, quindi riuscire prima di tutto a comprendere in maniera chiara, pulita, quello che è il lascito di questi maestri e quello che hanno trasmesso nei loro trattati, manoscritti o testi a stampa che siano, e poi chiaramente provare ad applicarlo con delle riproduzioni, dei simulacri di quelle che potevano essere le armi del tempo, con le protezioni moderne. Qui per fortuna entra in gioco, diciamo, il livello tecnologico abbastanza elevato delle nostre riproduzioni, soprattutto le protezioni, per poter lavorare chiaramente in sicurezza. Quindi è un mondo estremamente complesso, è una disciplina particolarmente affascinante proprio perché fonde l'aspetto culturale, lo studio della fonte storica, con gli aspetti, diciamo, più marziali, quindi il combattimento, l'applicazione pratica della tecnica, e poi, se vogliamo, anche gli aspetti sportivi aggregativi che sono tipici e propri di un'arte marziale fatta in maniera corretta e da professionisti. Un'ultimissima domanda: ci piace sottolineare che con questa arte marziale così antica c'è anche una riscoperta davvero eccezionale di quello che è la prima arma in assoluta, cioè l'uomo, no? La manualità, il riuscire a muovere. Io seguivo con estremo interesse qualche proiezione e dicevo: ragazzi, qua bisogna riprendere veramente la padronanza del corpo per poter fare ed espletare al meglio quelle che sono le vostre dottrine. Assolutamente, ancora una volta mi trovo a citare il primo trattatista conosciuto napoletano, Marcantonio Pagano, che nel 1553 dà alle stampe il proprio trattato. All'interno di questo trattato ci viene detto una cosa meravigliosa, spettacolare. Ci viene detto che lui, all'interno del trattato, non si occuperà particolarmente della lotta a mani nude, perché la lotta a mani nude è un argomento così conosciuto nel regno di Napoli al tempo, ci sono così tanti maestri che è quasi superfluo parlarne. Cioè, c'era al tempo una cultura marziale, quindi anche poi di gestione del corpo, dell'attività fisica, che noi oggi abbiamo completamente dimenticato. C'è nella cultura moderna, per carità, magari appunto con altre attività sportive, ma non tanto per quanto riguarda il settore marziale. Quindi in qualche modo è anche una riscoperta, c'è anche questa parte da rivedere, da curare, che è fondamentale e alla base poi per una corretta pratica marziale.
tutto il corpo viene coinvolto, la mente viene coinvolta, l'interazione con l'altro viene ovviamente stimolata, si impara il rispetto per l'altra persona perché l'altro siamo sempre noi, e quindi ancora una volta è un elemento diciamo aggiuntivo di questa, per questa disciplina, che è quello poi, se vogliamo, in generale, in soldoni, dell'aggregazione e anche della socializzazione tra persone con una passione, con la stessa passione. Grazie maestro. Grazie mille a voi, a presto.